Sabato pomeriggio al Teatro Margherita si è svolto l'evento denominato Essere Cura, Avento Cura, nell'ambito della giornata del medico e dell'odontoiatra. È stato un momento scientifico, culturale e artistico, dove oltre alla consegna delle medaglie d'oro ai medici iscritti all'ordine da 50 anni e al giuramento dei neo iscritti, si è tenuta anche la prima nazionale del musical dedicato a Giuseppe Moscati per la regia di Michele Albano. All'evento sono intervenuti Giovanni d'Ippolito, presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, Giovanna Volo, assessore regionale alla salute, e Filippo Nelli, presidente nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurgici. Oggi celebriamo la giornata del medico e dell'odontoiatra in questa cornice meravigliosa del Teatro Regina Margherita, dove andremo a vivere dei momenti non solo di punto sulla situazione sanitaria attuale con le criticità e con quelle che noi riteniamo possano essere le soluzioni da intraprendere per superare queste criticità, ma poi vivremo dei momenti toccanti come il giuramento dei neo iscritti, nuova linfa vitale per la medicina, e la consegna della medaglia d'oro ai colleghi che oggi festeggiano i 50 anni di laurea. Oggi è una giornata di festa per la professione medica, insieme con i ragazzi, i colleghi che sono laureati e che giureranno su quello che noi definiamo il giuramento professionale o di Ippocrate. Ci sono i colleghi che hanno raggiunto il bel traguardo dei 50 anni di laurea. Insomma, un passaggio di testimone significativo in un momento storico che vede grandi cambiamenti anche all'interno della professione. Sempre più l'intelligenza artificiale, i big data, la robotica influenzeranno in maniera sostanziale l'esercizio della professione. E, come dire, sentire i colleghi che hanno già svolto 50 anni, che sicuramente metteranno l'accento sulla comunicazione, significa dare anche una prospettiva futura significativa, importante per i nostri giovani medici. E questo lo faremo anche noi attraverso una modifica del codice di deontologia medica. Stiamo lavorando proprio su questo. Ecco, i medici diventeranno sempre più bravi, diventeranno sempre più efficienti nel fare diagnosi, devono sempre di più però prendersi cura della persona, non soltanto della malattia. Ecco, questa dimensione globale della persona che, come dire, investe in tutta la sua portata, quello che è il bisogno di salute del cittadino diventa e sarà sempre di più per il medico quello, il suo futuro, il modo di esercitare la sua professione. Giuseppe Moscati, medico insigne, scienziato insigne, vissuto tra fine 800 e inizi del 900, è un uomo straordinario per levatura scientifica e morale. E quindi questa figura che attraversa i primi del 900 con una direzione specifica verso i suoi pazienti, i più poveri, che egli curerà fino alla morte.